Cordoglio in tutto il nord-est per la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto questa mattina all'età di 86 anni. Fedriga, con lui se ne va un pezzo della storia d'Italia. Zaia, addio a un liberista visionario e grande imprenditore. Ricordi bipartisan sul fronte politico. Mercoledì i funerali di Stato in Duomo a Milano. Incidente sul lavoro questa mattina a Pordenone, operaio cade dal camion della raccolta dei rifiuti e batte la testa, trasferito in ospedale, le sue condizioni sono gravi, il sinistro a torre. La regione Friuli Venezia Giulia mette sul piatto 52 milioni di euro nel prossimo triennio per gli investimenti che interessano i comuni, molti progetti in linea con gli obiettivi europei, la presentazione questa mattina a Udine. Calcio, l'under 20 del friulano Simone Pafundi non riesce a vincere i mondiali, gli azzurri perdono con l'Uruguay e dicono addio al sogno d'oro, battuti da un gol di Rodriguez all'86esimo. Ben ritrovati con l'informazione di Media 24, un saluto dalla nostra redazione. Dunque, è morto questa mattina alle 9.30 Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio, uomo dell'imprenditoria, della cultura e dello sport. Questa mattina il decesso nel luogo di cura Meneghino, dove Berlusconi aveva fatto il proprio ingresso venerdì a seguito di alcuni accertamenti sanitari su una malattia con cui stava combattendo da tempo. Partiamo da qui. Silvio Berlusconi è morto questa mattina alle 9.30 all'ospedale San Raffaele di Milano. Nel luogo di cura Meneghino, dove il leader di Forza Italia era entrato venerdì per alcuni accertamenti programmati sulla leucemia cronica di cui soffriva da tempo, sono arrivati il fratello Paolo, i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio. In poco tempo, a metà mattinata, i siti dei principali network mondiali hanno battuto la notizia che ha fatto in poco tempo il giro del globo con messaggi di cordoglio da parte di numerosi leader dei vari continenti, ma anche di attori del mondo dell'imprenditoria, della cultura e dello sport. Sono state issate a mezz'asta le bandiere all'ingresso di Palazzo Chigi, al Senato e a Montecitorio. Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. I funerali dell'ex premier, per 4 volte presidente del Consiglio, sono stati fissati per mercoledì alle 15 in Duomo a Milano, celebrati dall'arcivescovo Monsignor Mario Delpini, e per quel giorno in Italia sarà lutto nazionale. Un uomo centrale per la storia politica italiana, ma non solo. Sentiamo la figura di Berlusconi nel prossimo intervento dell'editore Alberto Rossi. Bentrovati amici di Media 24. È la notizia del giorno, una notizia attesa, come se fosse iniziato una sorta di conto alla rovescia. Berlusconi è spirato, vinto da una malattia cronica che lo accompagnava da tempo e che ha vinto le sue ultime resistenze. Combattente fino alla fine, come era suo costume, nel campo imprenditoriale, in quello editoriale e finanziario, in quello politico. Negli ultimi 30 anni è stato sicuramente un protagonista della vita italiana. Ha inventato il centrodestra quando l'Italia si affacciava per la prima volta in un sistema elettorale bipolare ed è stato, nel bene e nel male, un leader incontrastato, sia che fosse al governo, sia che si trovasse all'opposizione, ma sempre da capo indiscusso. È difficile in questo momento fare una sintesi del suo percorso politico ed imprenditoriale, quasi che la sua scomparsa cancellasse con un solo tratto di penna i processi, i conflitti di interesse, le leggi ad personam, le amicizie che lo hanno legato a personaggi discussi o a leader discutibili come Putin, per esempio. E tuttavia la sua personalità esuberante e potente ha in qualche modo superato anche la sua stessa eredità politica.
Di lui si ricorda più il personaggio che le cose che ha fatto, che pure sono tante. E diciamo pure che la rivoluzione liberale che si riprometteva di realizzare purtroppo non si è avverata, anzi si è incagliata, ora più che mai, nel sovranismo di destra incarnato da Giorgia Meloni, che mira in qualche modo a sostituirsi alla guida del centrodestra, forse più destra che centro. E a proposito di eredità politica, come tutti i grandi personaggi della storia, anche nel suo caso la poltrona di Delfino resta vuota. Ci hanno provato in tanti a candidarsi a suo erede, ma chi in un modo, chi in un altro, sono finiti tutti male o quasi. E questa non è una questione da poco, perché tutti sappiamo che non ci sarà un secondo Berlusconi e che il campo politico che lui ha occupato e rappresentato rischia ora di sparpagliarsi un po' di qua e un po' di là. Non c'è dubbio che il suo lascito politico non manca di contraddizioni e di dubbi, e tuttavia ora anche quelli che lo hanno avversato non possono non riconoscere che la sua presenza ha comunque garantito un solido ancoraggio dell'Italia all'Europa e all'Occidente e ha evitato in tante occasioni che lo scontro politico scivolasse verso derive populiste o di scontro sociale. Come sempre, i grandi personaggi saranno ricordati, soprattutto in questi momenti in cui l'emozione è ancora calda, con enfasi e forse con eccessiva benevolenza. Ma quando i riflettori si spegneranno, la storia si incaricherà di raccontare cosa sia stata la sua parabola e cosa abbia rappresentato per la vita degli italiani, con la speranza che questo serva a dare al nostro Paese una traiettoria finalmente serena di stabilità politica, di democrazia matura, di solido ancoraggio all'Europa e all'Occidente. Anche da parte nostra, anche da parte di Media 24, che non sempre siamo stati teneri con lui, un pensiero di solidarietà e di vicinanza. Il cordoglio del Nord-Est a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi lo ha ricordato questa mattina anche Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Governatore Fedriga, con Silvio Berlusconi scompare un pezzo della storia d'Italia. Se spesso Berlusconi abbia caratterizzato e fondato la Seconda Repubblica nel nostro paese, dalla nascita nel 94 con Forza Italia, e ha caratterizzato e deciso il modello del moderno centrodestra nel nostro paese, che ancora adesso va avanti. Quindi è stato sicuramente un pezzo fondamentale della storia politica del nostro paese e non posso che esprimere la totale vicinanza sia alla famiglia che alle aziende che a Forza Italia stessa per la drammatica perdita. Dall'altro voglio anche ricordare tutti i rapporti che avevo sviluppato personali con il presidente Berlusconi, con cui non ci sentivamo spessissimo, però abbiamo sempre avuto modo di avere delle occasioni di confronto, l'ultima quella appunto delle elezioni di quest'anno per quanto riguarda le regionali. Quindi anche a nome personale e a mio nome personale voglio esprimere la più totale vicinanza a tutte le persone, in particolar modo alla famiglia, che oggi vivono questa drammatica perdita. Ci lascia un uomo che ha scritto la storia recente della politica italiana, un pioniere nel campo dei media, in particolare della televisione e della pubblicità. Nessuno può dimenticare la nascita del primo network italiano con le tre reti, la Fininvest e la Fondazione di Publitalia. In campo politico ha saputo tessere alleanze del buon governo, sia nel nord che nel centro-sud. Sono le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi. Portano il suo nome, progetti politici come Forza Italia, l'idea del popolo della libertà, la federazione di partiti politici alla base di alleanze che poi a distanza di anni si sono riunite. Tra Venezia e Berlusconi, ha detto Zaia, c'è sempre stato un legame profondo, un'attenzione che si è riflessa in scelte e opere che lo hanno impegnato in prima persona, come per esempio il MOSE, con cui appunto Berlusconi ha lasciato il segno, ha voluto vedere con i propri occhi i danni subiti dalla città e ha lanciato assieme alle istituzioni un appello al mondo per preservare la Serenissima dall'alta marea. Un messaggio di cordoglio anche dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura
a difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell'impresa. Con lui l'Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti, ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie e anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. Addio Silvio. Uomo politico ma anche imprenditore lungimirante e protagonista nella scena italiana. E sentiamo dalle parole di Mauro Vagaggini chi era Silvio Berlusconi, l'uomo imprenditore. Mauro Vagaggini, tu sei amico personale, eri amico personale di Silvio Berlusconi. Come è nata questa amicizia con lui? Beh, devo dire e ringraziare che l'amicizia con il presidente Berlusconi è nata grazie alla famiglia Doris, in particolare del già presidente della Banca Mediolanum, Ennio Doris, il quale un pomeriggio mi ha accompagnato ad Arcore e poi siamo ritornati ad Arcore, sempre con Ennio Doris, a un pranzo che Berlusconi in maniera molto cortese ed elegante ci ha offerto. Ma poi questa amicizia è continuata anche successivamente? Beh, io ho coltivato questo rapporto, non posso dire l'amicizia perché è un termine particolarmente importante da dover usare così in maniera magari troppo veloce. Devo dire che lui, io ho conosciuto questo profilo imprenditoriale combattente fin dall'inizio della sua carriera, è stato combattente anche nella politica come abbiamo vissuto in questi anni, ha perso la battaglia più importante con la malattia che lo ha colpito, però in lui ho riconosciuto una persona molto cortese, molto leale, particolarmente generosa. Ho avuto modo di conoscere alcuni segreti che lo ha contraddistinto nel mondo dell'imprenditoria. La politica poi la raccontava lui in maniera molto, come posso dire, sentita, perché la sua vita è stata toccata in modo profondo dalla politica e quindi da lui si apprezzava anche questo malessere che ha vissuto negli anni. Che cosa lascia secondo te in eredità Silvio Berlusconi? Boh, è un'eredità politica che è davvero importante. Si fanno degli possibili accoppiamenti che io non sono in grado di essere il primo a dover dire che vanno in una maniera o in un'altra. Certo che essere un leader è difficile esserlo e lui in Forza Italia era l'unico, secondo me, leader che rappresentava il movimento, un movimento che nei momenti più importanti ha raggiunto una percentuale molto alta. Non vedo all'interno di Forza Italia oggi un leader che ha le stesse caratteristiche sue. Tu pensi che Forza Italia continuerà o in qualche modo si scioglierà all'interno del centrodestra? Ci sarà sicuramente una fuoriuscita di onorevoli e senatori. Metà andranno, a mio avviso, con una parte del centrodestra, la Lega, e un'altra parte con Fratelli d'Italia. Vediamo se le voci che girano nell'ambiente politico si concretizzano. È quella che per lui è sempre quella persona, quel profilo che per il presidente Berlusconi è sempre stato un figlioccio che poi non poteva essere ereditato nella politica perché era da un'altra parte, e mi riferisco sempre a un Matteo, ma questa volta a Renzi. Mauro, tu domani andrai a fare visita alla Camera Ardente del Cavaliere. Che significato ha questo tuo gesto? Ma è un gesto che lo sento profondamente, in quanto lui è sempre stato disponibile con me, con una persona come me che non ha possibilità di riconoscere quello che lui mi ha dato, e quindi una visita domani presso gli studi di Mediaset a Cologno Monsede lo faccio veramente con il cuore. Grazie Mauro. A voi. E il cordoglio da Nord-Est, dunque dovremmo essere collegati con Andrea Cabibbo che è capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia, lo vedo, ben trovato Andrea Cabibbo. Buonasera. Cosa lascia insomma una figura come quella di Silvio Berlusconi per chi lo ha conosciuto ma anche per chi insomma nel corso di questi anni ha avuto una lunga militanza in Forza Italia?
Evidentemente oggi c'è un grande vuoto e credo che non sarà soltanto una questione momentanea perché una figura come quella di Berlusconi è stato riconosciuto oggi un po' da tutti, anche dalle forze politiche avversarie, lascia un vuoto nella storia del nostro paese, una persona che già quando era in vita ha saputo entrare nei libri di storia con delle iniziative, con delle attività assolutamente visionarie, sia nel mondo dell'imprenditoria che nel mondo dello sport e anche nel mondo della politica. Ecco, poi proprio per quanto riguarda il mondo della politica, a lui si deve, insomma, chiaramente l'introduzione del bipolarismo, ma anche per quanto concerne il centrodestra, il pensiero di un'unificazione dei partiti in una chiave moderna che ancora si può traslare con quanto accaduto, per esempio, nelle ultime elezioni con il governo Meloni. Certamente Berlusconi ha avuto un'intuizione geniale al termine di Mani Pulite ed è riuscito a raccogliere l'eredità dei grandi partiti della Prima Repubblica, quindi sia la Democrazia Cristiana che il Partito Socialista, ma anche l'area liberale socialdemocratica, creando poi qualcosa di nuovo. Forza Italia, un partito che ha sempre puntato su tre grandi pilastri: la presenza di uno Stato leggero, il cambiamento verso un fisco amico del cittadino e un Stato garantista, una giustizia giusta. Ecco, questa grande anima popolare, liberale, cattolica, moderata, di buon governo, ha poi traghettato questo paese nella Seconda Repubblica, grazie alla nascita del centrodestra, che evidentemente dell'intuizione di Silvio Berlusconi, che all'epoca, insieme anche ad Umberto Bossi e a Gianfranco Fini, diede vita alla prima coalizione di centrodestra, per poi nel 2008 approdare anche al PDL, al Popolo della Libertà. Indubbiamente questa figura politica, non solo nella politica nazionale, ma anche nella politica internazionale, perché non dimentichiamo che Berlusconi ha saputo, attraverso anche un'amicizia personale, portare l'Italia nel consesso internazionale e a, diciamo, poter in qualche modo, rapportarsi alla pari con grandi paesi. Ricordo su tutti l'accordo di Pratica di Mare nel 2002 che volle Berlusconi fortemente tra Bush e Putin e che di fatto ha posto fine alla guerra fredda. Ecco, qual è il ricordo che lo lega e che magari insomma lo si può così ricordare per quanto riguarda proprio Pordenone e Forza Italia di Pordenone? Sì, io ho diversi ricordi perché ho avuto la fortuna di conoscere a livello, diciamo, anche personale, privato, fuori, diciamo, dalle telecamere il presidente Berlusconi, una persona assolutamente di grandissima empatia, di grande carisma, che riusciva a coinvolgere veramente tutte le persone, nei suoi grandi progetti, e, ripeto, appunto, a volte ritenuti visionari, ma dei quali poi abbiamo sempre dovuto dargli ragione. Mi ricordo in modo particolare un incontro quando ero coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia nel lontano 2004 alla Camera dei Deputati, quando Silvio Berlusconi era Presidente del Consiglio, in cui incontrò i giovani scambiando battute, e addirittura scambiando la propria cravatta con quella di un ragazzo a cui disse: "Hai una bellissima cravatta, ti regalo la mia, ma stai attento perché questa costa un sacco di soldi". Ecco, questo era Berlusconi, una persona molto anche, diciamo, in grado di stare con tutti, popolare, non populista, ma popolare nel senso appunto che riusciva a stare veramente, sia con i grandi imprenditori, con i grandi statisti, con le persone più umili e più vicine alla quotidianità. E per questo molto amato in questo paese. Grazie ad Andrea Cabibbo per essere stato con noi. E a voi. Con Berlusconi se ne va un leader che ha segnato la storia imprenditoriale, in particolare nelle comunicazioni, ma anche nel settore sportivo e della politica del nostro paese. Oggi è il momento del cordoglio alla sua famiglia e a tutta la comunità di Forza Italia. In una nota lo ha detto Andrea Martella, che è
segretario del Partito Democratico in Veneto. Torniamo nel Pordenonese, il ricordo di due esponenti pordenonesi di Forza Italia, il già senatore Franco Dal Mas e la consigliera regionale Mara Piccin, ai quali abbiamo chiesto anche quale può essere il futuro del partito. Tania Pellegrini. Stamattina la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, leader chiaramente di Forza Italia, ha un rapporto anche con le rappresentanze del partito nel Pordenonese. Che cosa ci può dire, insomma, di questo personaggio che ci ha lasciato? Silvio Berlusconi è un grande, solo i grandi riescono ad entrare nei libri della storia quando sono ancora in vita. È stato un innovatore nel mondo dell'impresa, delle televisioni, delle telecomunicazioni, nel mondo del calcio ed è stato uno straordinario innovatore nel mondo politico. Ha inventato il centrodestra, il bipolarismo, un uomo gentile che ha saputo, davanti alla furia iconoclasta del periodo di Tangentopoli, saputo raccogliere le migliori eredità nel pensiero liberale, socialista, riformista, cattolico e a dargli gambe, fiato e prospettiva. È stato un grande europeista, credeva in un'Europa più forte e ad un'Europa più forte nel mondo. Beh, ci ha lasciato un gigante della politica, una persona con visione da statista e una grossissima perdita che, come dire, ci lascia così un po', senza parole. Io ho avuto modo di conoscere Silvio Berlusconi personalmente nel 2018, quando arrivò in regione per la campagna elettorale delle regionali di allora. Arrivò anche a Pordenone. Era una persona che ti impressionava fortemente in senso positivo, perché dai suoi occhi traspariva quella gentilezza e quell'educazione, quella generosità che poi era nei fatti. Ecco, chiaramente questo è un momento un po' del ricordo e delle riflessioni, però ci si domanda quale sarà il futuro del partito di Forza Italia. Ma credo che il partito in questo momento si dovrà necessariamente ricompattare intorno a quelli che sono gli ideali che il presidente ci ha sempre dato e che ci ha sempre invitato a seguire. È sicuramente in divenire, la storia è un continuo divenire. Io sono certo di una cosa, che Forza Italia è con Berlusconi e continuerà il suo percorso nel nome di Berlusconi. Fabiano Barbisani è in studio con noi, consigliere regionale del Veneto. Qual è, insomma, il ricordo che ha di Silvio Berlusconi? So che, insomma, lo ha conosciuto, so che ha avuto modo chiaramente anche di stringergli la mano e soprattutto di vedere un'ascesa politica e imprenditoriale che nel corso degli anni, dagli anni 60 in poi, ha permesso di costruire quello che tutti, insomma, sappiamo. Anche un ricordo da un punto di vista della figura che lui aveva qui a Nord-Est. Sì, beh, innanzitutto bisogna, è logico, nel dispiacere porgere anche le condoglianze alla famiglia, perché quello che è venuto a mancare è l'uomo, è il padre, ma è anche un grande statista e soprattutto un grandissimo imprenditore, un esempio che il mondo ci ha sempre invidiato. Io ricordo qualche dato. Per esempio Milano 2 è stata una costruzione che ancora oggi ci invidiano, dove praticamente i pedoni non incontrano le macchine, i ragazzini vanno a scuola e non possono incontrare le macchine, quindi incidenti, investimenti e quant'altro. Poi parliamo di Mediolanum con l'amico Ennio Doris, anche qua, una banca che oggi diciamo ha un livello europeo, non più un livello nazionale, la prima banca, una banca privata che ha fatto da subito delle innovazioni, non aveva sportelli, ricordiamo, e questo quindi anche qua l'imprenditoria,
ha conseguito un traguardo enorme. Parliamo di Mediaset che oggi combatte a livello europeo con le migliori TV e quant'altro, quindi oso dire che è più grande della Rai come attività. Ecco, qua ricordiamo che prendeva i cosiddetti dipendenti, i collaboratori della Rai e li pagava 10 volte tanto pur che andassero da lui e mi ricordo appunto queste battute. Poi un'altra cosa importantissima da parte dello statista, lo statista che ha portato Gheddafi a Roma, perché lo deridevano, però L'accordo libico, no? In qualche modo l'accordo con la sull'immigrazione. Libia, diciamo che con Berlusconi non saremo nelle condizioni di avere tante città messe nelle condizioni che ci sono per via appunto di questa clandestina, di questa immigrazione selvaggia senza regole. Parliamo di cosa vogliamo, ma ricordo un fatto che è eclatante. Quando sono saltate le banche americane, la Lehman Brothers è stato un esempio e le nostre sono andate dietro, delle banche sono saltate. Ecco, ricordo perfettamente che Mediolanum ha messo mano al portafoglio, e sono stati i due soci, Berlusconi e Doris, e hanno ristorato materialmente i loro clienti, cioè la gente che aveva investito su Mediolanum non ha perso i soldi. Quindi Berlusconi, non so se ci sarebbe la guerra in corso in Europa con l'Ucraina e Russia, con un Berlusconi, diciamo, a livello di statista, lasciandolo fare appunto e capendo dove poteva arrivare, insomma. Quindi un ricordo non positivo, di più In più. un esempio che purtroppo ci viene a mancare e bisognerà portare avanti. Grazie Fabiano Barbisan per essere stato con noi. Chi lo ricorda anche in maniera commossa è sicuramente Paolo Scarpa, già sottosegretario di Stato nel governo Berlusconi e già senatore, allora l'abbiamo sentito. Ai nostri microfoni Paolo Scarpa Bonazza Buora, che insomma è stato sottosegretario di Stato nel corso del governo Berlusconi, già senatore, e che conosceva, oltre chiaramente l'attività politica, anche l'uomo Silvio Berlusconi. Ecco, Paolo Scarpa, che cosa ricorda di questo personaggio che indubbiamente ha fatto la storia italiana? Al di là del dolore indescrivibile di oggi e in parte anche degli ultimi mesi, io ricordo un uomo straordinario che conobbi nel lontano settembre del 1993 ad Arcole. Ricordo che fui invitato a cena da lui, ricordo che ci espose, eravamo una ventina, il programma di quello che voleva fare, di quello che non si chiamava ancora Forza Italia, di questo suo progetto politico per rinnovare l'Italia, per cambiarla profondamente. E ricordo che quella sera stessa mi propose di rimanere con lui in questa avventura. E quindi dalla fine di settembre del 93 fino a quando ci fu la famosa discesa in campo, ho avuto l'onore e di piacere infiniti, che oggi costituiscono un ricordo per me indelebile, di essere ogni giorno con lui e con pochi, e pochi altri ad Arcore. Alla sera ci incontravamo, ci mandava in giro delle televisioni, raccoglievamo programmi, idee, assieme a gente del valore di Antonio Martino, di Giuliano Urbani, di pochi altri, e ricordo il suo entusiasmo, la sua straordinaria visione che poi ha portato avanti nel suo primo governo, quando ebbi l'onore di farne parte, e poi successivamente nella lunga marcia nel deserto, così che chiamava lui, che lo riportò al governo nel 2001 e fui ancora accanto a lui, sempre come sottosegretario dell'agricoltura, e poi successivamente. E poi per quanto mi riguarda, fino al 2013, quando cessai di fare politica. Però naturalmente mantenemmo un rapporto stretto,
ricordo la sua vicinanza, la sua partecipazione affettuosa quando mancò mio padre. E quindi sono tutti elementi quindi gli elementi politici, gli elementi imprenditoriali, gli elementi geniali, gli elementi di visione, gli elementi umani, che per me ovviamente costituiscono una parte fondamentale, centrale, centrale della mia vita. Quindi un uomo che lascia all'Italia, secondo me, un'eredità non solo politica, e forse vorrei dire, non direi nemmeno non tanto politica, ma quanto di grandezza, di visione. Spesso si abusa la parola statista. Ecco, lui è stato un uomo veramente di Stato, è stato un uomo che ha amato profondamente l'Italia, è un uomo che si è immedesimato profondamente, intimamente con le grandezze e le miserie dell'Italia, vicino, anche se molti non l'hanno capito in vita, anche agli ultimi, alle vere problematiche del paese. Che non lo facevano dormire, era un uomo che dormiva pochissimo e lavorava in continuazione. Per lui il lavoro era prioritario. E poi l'umanità, il sorriso, la capacità di, nello stesso momento, di sdrammatizzare e nello stesso tempo di prendere seriamente, nel modo più serio possibile, ogni problematica, la volontà di impadronirsi di temi che magari non conosceva ancora e che voleva conoscere nei dettagli. Io ricordo quando lui partecipava, non so, ai convegni dell'agricoltura, pretendeva che gli scrivessi degli appunti e dopo mi chiamava, così lo faceva con molti altri, mi chiamava perché gli potessi dare delle spiegazioni. Ricordo una mattina mi chiamò alle 6 di mattina, doveva venire a un convegno di Conferagricoltura a Taormina, mi ricordo, io lo stavo aspettando. Mi chiamò alle 6 di mattina da Ancona, stavo a prendere l'aereo, per chiedermi che cosa sono gli shock asimmetrici di mercato di cereali, Alle 6 del mattino. per fare un esempio. E Certo. tu alle 6 di mattina, che stai ancora dormendo, devi spiegare a un uomo del suo valore, della sua capacità, una spugna. Cosa sono gli shock asimmetrici del mercato di cereali? Questi sono esempi, se ne potrebbero fare migliaia. Quindi oggi per me è una giornata, e per moltissimi altri, una giornata tristissima. Salutiamo un uomo straordinario, sicuramente irripetibile, sicuramente unico, sicuramente profondamente innamorato dell'Italia. E quindi io saluto Silvio, saluto il mio Silvio. Il mio amico Silvio, con solo una frase: Forza Italia, forza Silvio. Chiudiamo questa pagina dedicata alla scomparsa di Silvio Berlusconi e continuiamo con la cronaca. Cade dal camion della spazzatura grave un operaio, è lì trasportato all'ospedale di Udine. L'incidente questa mattina a Pordenone. Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle 7 a Torre di Pordenone. Un uomo italiano di 35 anni, impegnato nella raccolta rifiuti con un camion dell'AGEA, è caduto dalla pedana del mezzo, rovinando a terra, sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Gli infermieri della SORES hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e un'automedica provenienti da Pordenone e l'eli soccorso. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri e del personale dell'ospedale. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che l'uomo sia caduto a terra mentre il camion rifiuti stava affrontando la curva tra via Ancillotto e via Francesco Baracca. Il 35enne è stato quindi preso in carico dai sanitari che lo hanno trovato incosciente e poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso in gravi condizioni. Via Baracca è rimasta chiusa al traffico per permettere al personale medico di operare in sicurezza. Il camion rifiuti è stato posto sotto sequestro. La Regione Friuli Venezia Giulia mette sul piatto 52 milioni di euro nel prossimo triennio per gli investimenti che interessano i comuni, molti progetti in linea con gli obiettivi europei. Questa mattina la presentazione a Udine, nel corso della quale si è discusso anche di una manovra straordinaria per l'assestamento del bilancio. A intervenire l'assessore regionale Zilli.
Assessore Zilli, oggi il primo passaggio per la variazione di bilancio in giunta. Ecco, quali le linee fondamentali programmatiche di questo strumento finanziario? Intanto diciamo che è una manovra di assestamento molto robusta, importante. Allochiamo con questa approvazione preliminare oltre 650 milioni di euro. Siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto fin dall'avvio di questa legislatura. Le linee importanti legate appunto ai finanziamenti riguardano gli investimenti in ambito di idrogeno, penso ai 10 milioni in più destinati al progetto bandiera e a cui si affiancano ulteriori 14 milioni per le nostre imprese per valorizzare le iniziative appunto di transizione energetica verso l'idrogeno. E poi abbiamo un'attenzione particolare alla salute, in particolare degli anziani, con un progetto sperimentale sulla domotica per i nostri anziani nelle case del valore di 2 milioni di euro. A questi si aggiungono importanti risorse destinate agli interporti regionali per opere immediatamente cantierabili destinate appunto al miglioramento della logistica degli stessi. E poi penso alla cultura e allo sport, dove abbiamo avviato un importante finanziamento per il riconoscimento di Pordenone, città della cultura, nel 2027, ed anche la possibilità di finanziare i nostri impianti per le selezioni delle coppe del mondo di softball che si verificheranno nella nostra regione. Oderzo, nuovi furti invece nelle abitazioni. Tornano i predoni delle biciclette a Oderzo. Sono stati segnalati ancora furti dei mezzi a due ruote. Un'escalation che ha visto il suo culmine nel raid Ladresco, che ha riguardato una mountain bike rubata da una corte condominiale. Il danno ammonta ad alcune migliaia di euro. In questi giorni, tuttavia, la vigilanza è stata rafforzata perché molti, specialmente nel fine settimana, lasciano momentaneamente le proprie abitazioni per concedersi gite al mare o in montagna. Di conseguenza aumentano i rischi, ma nel contempo, e per fortuna, aumenta la vigilanza. In studio con noi c'è Elena Zuppichino, che è assessore comunale a San Michele al Tagliamento. Tra poco un convegno proprio a San Michele dedicato al tagliamento, argomento chiaramente centrale, no? Da qui ai prossimi anni. Sì, questa sera in sala consiliare ci sarà un convegno per trattare del tema tagliamento, naturalmente legato alle problematiche e rischi idrogeologici ormai comuni a tutti i territori, in particolare in Italia e in particolare nella nostra zona. Naturalmente la sicurezza del tagliamento e le questioni riguardo anche la cura, la manutenzione degli argini è assolutamente sotto i riflettori per tutti noi cittadini. Quindi il Presidente del Consiglio ha fortemente voluto questa serata, l'ha curata nei dettagli, sarà lui il moderatore e è importante per tutta la cittadinanza poter partecipare e avere anche informazioni su questo argomento. Tra l'altro il dibattito sarà anche poi seguibile in diretta e in differita nei giorni successivi sul canale YouTube del Comune di San Michele al Tagliamento. Quindi chi vorrà potrà, insomma, assolutamente sì, documentarsi. Tra l'altro, insomma, al di là di questo si parla anche di cultura San Michele al Tagliamento. Ci sono degli eventi particolari dedicati proprio ai libri anche nei prossimi giorni, visto che ormai si è già entrati in stagione, possiamo dire così. Sì. Naturalmente siamo in piena stagione sia turistica a Bibione sia culturale nell'entroterra. Abbiamo la rassegna Sorsi di Libri, che è un appuntamento ormai consolidato ogni mercoledì in Villa de Buoi. C'è un incontro con autori o con musica, e questa settimana e anche la prossima, un po' casualmente, un po' perché appunto evidentemente il tema dell'ambiente è sentitissimo, abbiamo due ospiti legati anche in questo caso all'ambiente. C'è questa settimana Paolo Francesco Gusso, che è notissimo nel nostro territorio perché è uno studioso della laguna, presenterà il suo libro sulla laguna di Bibione di Caorle con molte immagini, ci permetterà di fare un giro virtuale in barca, che poi per i più fortunati verrà fatto anche fisicamente domenica con una barca vera dentro questa laguna. E la prossima settimana avremo come ospite un altro illustre personaggio, già onorevole, Andrea Ferrazzi. Anche lui parlerà di ambiente, in questo caso a un livello diverso, a un livello europeo se non internazionale,
presentando il suo libro In politica per l'ambiente. Sul fronte invece musicale arriva Marco Mengoni. Sul fronte musicale arriva a Viglione sabato Marco Mengoni, molto atteso, fra l'altro è stata una scelta azzeccatissima perché noi lo abbiamo chiesto prima della sua vittoria al Festival del Sanremo e del suo bellissimo posizionamento all'Eurofestival. Peraltro Mengoni è un cantante comunque molto amato, molto gradito, è una bellissima persona, quindi siamo ben felici di averlo ospite a Viglione. Grazie Elena Zuppichin. Grazie a voi. Per essere stata con noi. A Portogruaro nel fine settimana invece il prefetto Franco Gabrielli, già capo della polizia e nonché ovviamente ai vertici proprio della sicurezza in diversi governi e in diversi ambiti. Sentiamo quali sono le sue parole nel tema della sicurezza, della cybersicurezza ma anche della protezione civile. Prefetto Gabrielli, dalla Costa Concordia, dalla tragedia della Costa Concordia fino al futuro della protezione civile, questo insomma anche il titolo del suo libro. Ecco, quali messaggi insomma si è sentito di lanciare con questa pubblicazione anche a fronte della sua decennale esperienza? Qui siamo in un territorio molto vicino al Friuli. Il Friuli dal terremoto del 76 è stato un territorio che ha saputo sublimare una grande tragedia e trasformarla in un'occasione di rilancio del sistema di protezione civile che in un paese come il nostro, attraversato da mille disgrazie, calamità, eventi straordinari, dovrebbe essere sempre manutenzionato. Ecco, lei nel corso della sua carriera anche recentemente si è occupato anche di cybersicurezza con dei ruoli importanti anche governativi. Ecco, un tema centrale da qui chiaramente al presente ma anche al futuro. Quali sono anche al momento le forze che vengono messe in campo e soprattutto dove si deve migliorare nei confronti di un fenomeno che sta assumendo chiaramente delle proporzioni importanti ai giorni nostri? Beh, c'è da fare, c'è da recuperare un tempo perduto. C'è da costruire anche con tutto il progetto sul cloud un sistema che consente ai cittadini di sapere che i loro dati sono tutelati, e perché viviamo un tempo nel quale il digitale è diventata, non è il futuro, è il presente, è la condizione con la quale ormai tutto viene organizzato e le nostre vite sono in qualche modo digitalizzate. Calcio, periodo di notti magiche, Pafundi non riesce a diventare campione del mondo con la nazionale Under 20, nulla da fare per la squadra in cui milita il giocatore friulano. È stata una lunga notte di sport, ma soprattutto di calcio. Simone Pafundi si è laureato vice campione del mondo Under 20. Il talento di Monfalcone ha giocato da titolare la sfortunata finale del Mondiale Under 20 di calcio a La Plata in Argentina contro l'Uruguay, che con un gol a 4 minuti dalla fine, meritando peraltro dopo una condotta di gioco spettacolare per tutto il match, il titolo mondiale. Pafundi è stato sostituito nel corso della gara, comunque è stato sovrastato soprattutto fisicamente dagli arcini difensori uruguagi. Il talento quindi deve ancora crescere, ma potrebbe essere convocato per le finali di Nations League da Roberto Mancini, perché come si è visto in semifinale del Mondiale Under 20, Pafundi può risolvere con un episodio, un calcio di punizione, un calcio di rigore, una sfida molto importante. Il Verona a Reggio Emilia, battendo per 3-1 lo Spezia, ha ottenuto una salvezza miracolosa. Tutte le reti sono state firmate dagli scaligeri nel primo tempo, decisive alla doppietta di N'Golo. Nel secondo tempo Montipò, ex portiere del Benevento, segnò al Milan, come vi ricorderete, è riuscito a neutralizzare un calcio di rigore. Il Verona di Bocchetti è stato anche ultimo in classifica, questa salvezza è miracolosa. Nel contempo si è definita la prossima Serie A, perché il Cagliari, con un gol di Pavoletti subentrato da 2 minuti nel recupero, ha battuto in trasferta il Bari nel ritorno della finale dei playoff di Serie B. Quindi i sardi, guidati da Claudio Ranieri, tornano in Serie A facendo la gioia dell'ex sindaco di Portogruaro Florio Favero, grande tifoso della squadra rossoblù. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio le nostre previsioni del tempo, a seguire la rubrica Salute in prima linea. Per quanto riguarda l'informazione ci rivede puntuali con i prossimi notiziari di TGM, rimanete con noi.